sarebbe più potuta tornare indietro. Bene a tutti ragazzi, da Daniel Preview siamo qui nella finale, oppure nella fine, verso la fine di Immortals Fenyx Rising, questo gioco bellissimo e molto sottovalutato che si è ripreso e ha dimostrato di essere un giocone in cui si poteva fare veramente di tutto. Ma ora siamo qui, stiamo per buttarci dentro il vulcano. Bigirone ci ha traditi e molto probabilmente è stato anche preso in giro, ma questo a noi non importa perché dobbiamo tuffarci. Punto di non ritorno. Stai per affrontare una volta nella cripta, non potrai più tornare. Ma sì, dai, tuffiamoci, andiamo a giocarcela. Splendida era, madre divina, saggia Atena, possente Poseidone che scuote la terra, zelante Artemide con la sua mira letale, in grado di trafiggere perfino il cuore di un colibrì, cani travestiti da dei, tutti loro. Aiuto! Per favore! Aiuto! Guarda i tuoi dei! Ok. Come per il tallone di Achille, queste debolezze saranno la loro condanna. Non è colpa tua, tu sei una vittima. Dov'è mio fratello? Il bugiardo? Perché mai dovrei volerlo sul trono dell'Olimpo? Dovrei ringraziarti per avermi mostrato la verità, piccolina. Dimmi dov'è! Dove dovrebbe essere? È diventato di pietra come tutti gli altri. Tu però devi ancora sbagliare. Hai recuperato le essenze degli dèi. Hai ucciso bestie e mostri. Ti sei dimostrata degna. Forse sei tu la mia campionessa. Io non ucciderei mai gli dèi per te. Peccato. Immagino vada contro la tua natura. Tu sei per metà divina, del resto. No! Basta parlare. È ora di compiere la profezia. Non sai come utilizzare il tuo potere! Essere inutile! Allora, innanzitutto ragazzi, come avrete notato, io ho dato altri vestiti che sono quelli di Atena, che stanno benissimo, è proprio da finale questa, cioè proprio dall'eroe sceso dal cielo. E volevo anche parlarvi di quello che ha appena detto Tifone, ovvero noi siamo dei dei. Cioè, secondo me può essere anche vero quello che dice, non penso che ci abbia mentito. Tra l'altro, ora che ci penso, ha parlato anche di una profezia, ma la profezia in realtà era contro di lui, quindi non so quanto gli conviene far avverare la profezia. Certo che buggare i giochi è il mio forte, vado da sotto, non può nemmeno colpirmi.
Vabbè, non credo che finisca qui. È impossibile, dai. Tifone cadde sotto la spada di Fenix. Sì! Ottimo lavoro, Fenix! Dammi il 5, Prometeo! O anche no. Peccato. Non abbiamo potuto creare insieme un futuro perfetto. Ma non ti porto rancore, perché non hai sbagliato nulla. Meriti di conoscere ciò che io ho sempre saputo. Con l'ultimo respiro rivelò la verità. Hermes! Tuo padre! Ma cosa? Cosa? Fenix è una semidea! Mio padre? Hermes! No, vabbè. Ansiosa di parlare con Hermes e di vedere suo fratello tornare umano nonostante le sue malefatte, Fenix si arrampicò fuori dalla fossa. Se fosse uscita in fretta, avrebbe visto tutti liberarsi dalla roccia. Beh, ho perso la scommessa. Bella vittoria, Prometeo. C'è solo qualche dettaglio che non torna. Anche Pan è figlio di Hermes. È così. E agli zoccoli. Fenix non ce li ha. Hai ragione. E non capisco che cosa volesse fare Tifone con la pozione Ammazzadei. Non sembrava neanche intenzionato a usarla. E sai che Fenix non vedrà nessun mortale tornare normale. Perché sei tu che li hai trasformati tutti in pietra. Già, io e te abbiamo litigato per questo subito prima che io andassi da Hade per quella festa. I pezzi iniziano ad andare al loro posto? Che cosa hai fatto, Prometeo? Non avresti sentito ragioni. Così ho messo in moto qualcosa. La tempesta che ha colpito la nave di Fenix. È stata opera mia. Beh, ho chiesto a mio fratello Atlante di farlo. Un attimo, com'è che ha fatto Tifone a liberarsi? Non l'ho detto, ma è stata sempre opera di Atlante. E questa storia? In gran parte vera, fino alla fine. È servita allo scopo. Ti ha tenuto qui con me. Quindi Tifone non ti ha tolto il potere della profezia. Mai funzionato meglio. Molto meglio della tua memoria. Infatti, una volta ti avvertii, ma ovviamente non mi desti retta, che una certa ninfa avrebbe avuto un figlio da te. Teti. Quel figlio, il primogenito di Teti e Zeus, sarebbe stato la tua fine. Ma Fenix era mortale, ha subito delle ferite. Mai successo, me lo sono inventato. Sto capendo di non aver capito niente. Nonostante il caldo tremendo, Fenix proseguì tenacemente, immergendo il martello di Efesto nel cuore delle fiamme. Nessun umano poteva sognare di brandirlo. È finita! Fenix diventerà cenere! Nessuno può usare quei fulmini tranne me! No! È impossibile! Il padre della tua stirpe non è il padre dei tuoi simili! Primogenito di Teti! Padre rovesciato! Eroe del cielo! È arrivato il momento di tornare a casa! Hermes non è il padre di Fenix. Lei è mia figlia! Zeus! Hai trasformato i mortali in pietra! Sei stato tu! Sono stato io. Allora Tifone ha detto la verità. Perché? Io ho plasmato la quinta era dell'umanità dal ferro. Ho dato loro la vita. Con il passare delle generazioni ho visto dispensare dolore, ho visto la crudeltà, ho visto l'egoismo e non faceva che peggiorare.
Per me erano un fallimento e decisi di eliminarli. Ma ora so di aver commesso un errore. Chi sono io per giudicare l'imperfezione? Se ho imparato una cosa osservandoti salvare i miei figli, è che sono imperfetti. I mortali sono esattamente come gli dèi, anzi noi. Io sono peggiore. Starete tutti meglio senza di me. Oh. Sì, è l'ora di completare la profezia. Sono così fiero di te. Promettimi che sarai una guida, ma soprattutto un genitore migliore di me. Lo so che non sei perfetto, ma sei mio padre. Questo è ciò che conta. Non mi ucciderai. Cosa? Tu pensavi di cavartela così facilmente? Riconoscere di aver sbagliato è il primo passo. Ora, citando Ares, devi essere migliore per davvero. Ci sono 5, forse 6 passi. Io direi più 12. La vita non è una scala o una gara di solidarietà. O riesci a farcela subito la prima volta, oppure cadi. Ovviamente è ancora vivo. A quanto pare ti avevo sopravvalutata, piccolina. Non ci sono seconde possibilità. Tifone, fermo! No! Buon viaggio, tesoro! Presi tutti e quattro. Cioè, sta sempre diventando più intrigante. Qualcuno riesce a sentirmi? Hermes! Afrodite! Nessuno? Quindi praticamente noi saremmo la sorellastra di tutti i dei, compreso Hermes. Strano, eh? Questi cubi doppi c'erano nella missione di Atena. Sì. Ok, c'è quello dell'evento, questo dovrebbe essere di Efesto. Ares, Ares.
e qui Afrodite. Quindi alla fine è tutta una preparazione per la parte finale. Ma cos'è quello che vola? Non l'ho mai visto. Comunque sono tanti, eh. Perfetto, manca solo st'uccellino. Questo preferirebbe tingersi i capelli che alzare un dito per aiutarti. Giusto, devo far girare il vento. Se quello è andato, ne prendo uno nuovo. Sempre tutto per un soffio, per un vento, per un borea. Sempre così. Non so se anche qui c'è un ripasso di tutti gli dei, però boh, sembrerebbe di sì. Thank you.
sola. Che triste spettacolo. Vabbè, triste ma eroico. Seguire Afrodite che salvarti. Invece lo dice come se fosse una cosa negativa. Anzi, come biasimarlo? Vabbè, sto scherzando, credo. Peggio di così non so se si può fare, visto che sono tutti di pietra. Tra l'altro lui vorrebbe rovinarlo ancora, vorrebbe distruggerlo.
ho capito nemmeno io come ha funzionato, ma va bene lo stesso, è importante che ci riesco. Sì, certo, continua pure, mica cado nelle tue trappoline. Ecco, intanto stavo cadendo dentro il buco. Ma si era sbloccato anche prima oppure è una cosa nuova? Perché sennò è veramente fastidioso doverlo ripetere anche dall'altra parte, tra l'altro. Potevi essere la più grande eroina mai vissuta! Ora sei solo un errore! Mai vissuto. No, no, vabbè, devo prenderlo. No, no, vabbè, non ci credo. Ci sarà probabilmente un metodo, però adesso. No, no.
Ancora non va. Vediamo, no. E adesso cosa faccio? Proviamo qui. Ultima speranza. E vabbè. Allora, mi rimane solo una cosa. Mi tuffo. Benissimo, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ma guarda chi mi aspetta per l'ultima volta. Ragazzi, è rimasto l'ultimo.
Cioè, ma così si colpiscono da soli, e per loro è più difficile. Abbiamo iniziato un uccelletto e il minotauro. Quante ce ne sono? Gli sarà difficile, già lo dico. Benissimo. Così, e rifiniamo sotto. In questo momento mi sta curiosando tantissimo, spero anche a voi. E da quando lasciate un piace per questo finale tutto attaccato. Ma ora andiamo. Ligerone! Phoenix! Dunque, forse prima avevi ragione. Eufemismo del secolo. Sei qui per salvare tuo padre e il tuo fratellastro. Molto commovente. E anche sbagliato. Aspetta, come? È una lunga storia, ragazzo. Ma tua madre aveva il più bel... Chiudi la bocca, usurpatore! Di te mi occuperò più tardi. Progenie di Zeus e Dedi, qui è dove scaverò la tua tomba. Non sai come utilizzare
utilizzare il tuo potere, essere inutile. Ragazzi, sto tryhardando, lo devo uccidere, eliminare proprio. Già l'ho fatto una volta, ora proprio senza pietà. Lo attacco da sotto come l'altra volta, sperando che non usi come non devo. Conservavo per un'occasione speciale, ma ho deciso che dovevo smettere di bere. La prossima volta ti converrà investire in più gabbie. Bene, bene. Il codardo vi ha lasciati soli, soletti. Si è rivelato essere veramente un pessimo padre. Ehi! Hey, è del nostro pessimo padre che stai parlando, maledetto! Wow! Allora morirete insieme! Ora mi vedi? Ora non più! Consegna speciale! Solo una firmetta! Ups! Restituire al mittente! No! Io sono perfetto! Voi divinità siete pessime! No, no, vabbè, fosforo, non posso utilizzarlo, infatti non posso. No, fosforo. Cioè, qui vogliono proprio farci piangere. Meno male che ho potenziato le frecce e ho preso tantissime mele, perché ora senza fosforo è difficilissimo. In continuazione che non ho fosforo, quanto mi manca. Solo un errore.
dai, anche lui chiama sti mostriciattoli. Comunque bella l'idea di chiamare sempre i divini a, appunto, ad aiutarmi, perché vogliono 17.000. Tanta roba. Siete tutti pigri, rumorosi e seccanti! Non vi interessa neanche nulla del pianeta! Vabbè, ma Tifone dov'è? Scappato via. No, i volatili sono molto fastidiosi. Ma Tifone dov'è? Oh!
maledizione! Ti condanno a morte, Tifone! E senza appello! Inondazione! Sovrappopolazione! Guerre! Ho una soluzione per tutto! Adesso l'avrà ucciso. Ma perché tutti 17 mira? Non è così realistico, dai. Ares avrebbe dovuto fare di più, dai. Ad uccidere Tifone ignorando questo. Vediamo. Vediamo. Dai un colpo. Lascia perdere lui. No, non su di lui le frecce. Dai. Sì. I torti? Non è così. Noi commetteremo sempre degli errori, ma abbiamo bisogno del caos se vogliamo crescere. Risparmiamolo, ma imprigionandolo. Il veleno è troppo potente!
Mi sto divorando vivo! Che cosa ti dice il cuore? Io dico di risparmiarlo. Andiamocene prima che questa cripta si chiuda. Che giocone. Dopo rimanete 3 minuti alla fine di tutto, che farò una riflessione insieme a voi. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag Preview Immortals. Che tu possa brillare tra le stelle, Fosforo. Le ali di Dedalo non ce l'hanno fatta. Le fiamme di Tifone le hanno bruciate. Le riparerò. Io ho un'idea migliore. Senza offesa per le tue eccellenti abilità artistiche, Efesto. Ma che... È gentile. Mi fa impressione. In ginocchio. Per il valore dimostrato sul campo di battaglia e per l'umanità espressa. Che noia. Hermes, ti concentri un attimo? Rilassati, Atena. Oh, vorrei farti rilassare su una pira funeraria. Per avermi mostrato che posso essere un padre migliore per tutti quanti voi. No, ho voglia di un po' di calore. Vieni qui, Ares. Oh, puoi farmi sudare quando vuoi. Sono invisibile. Non mi limitare, Efesto. Basta, non ne posso più, voglio il divorzio. State zitti! Come faccio a scusarmi se mi fate venire voglia di buttarvi tutti giù dall'Olimpo? Di nuovo? Benvenuta in famiglia, Phoenix. Vedi di non farmene pentire. Oh! Oh, wow! Sono bellissime! Per gli dei! Fosforo! Pensavo fossi morto! Lo era! Ora, se mai morirà, tornerà sempre in vita! Ho creato un nuovo essere in tuo nome! Un magnifico uccello che brucia con il fuoco del sole e non si arrende mai! La Fenice! Sono senza parole! Io non me lo merito! Invece sì, sorella! Accettalo! Va bene, lo farò. Oh, ho ancora un ultimo regalo. Ma manca qualcuno? Dov'è il girone? Qualcuno ha visto Phoenix? Starà piangendo da qualche parte. Se non è già morta, che è mo' per gli dèi! Sarà stata la decisione giusta. Boo! Oh, sì! Sicura! Vieni, figlia mia. Ho molte cose da mostrarti. Ehi, un momento! Non basta darmi delle ali, una fenice, riportare tutti alla normalità e pensare che mi dimentichi cosa hai fatto a me! Ai tuoi figli! Ad Afrodite! A tutti! Ah, no? Ehi, ehi, sto scherzando, sono sobrio. Frequento un gruppo di supporto. Leggerò anche dei libri su come si fa il genitore. Però è pazzesco. Bene, proviamo come va questa cosa della divinità. Ma ti terrò d'occhio, papà. Ti voglio bene anch'io, Phoenix. Ehi! Qualcuno riesce a sentirmi? Zeus! Phoenix! Nessuno? Poraccio.
qualcuno può aiutarmi? C'è nessuno? Tu laggiù, mortale, aiuto! Io? Oh, ho una chiave. Oh, grazie agli dèi. Liberami. Sì, ma prima Zeus ha detto che devo raccontarti una storia. Cosa? Che tipo di storia? Che la storia di Fenix mi redima. La mia storia ha inizio in mare. No! Questo è peggio dell'aquila! Che tu sia maledetto, Zeus! Wow, che giocone, rimanete adesso. Devo fare un discorsetto. È da qui che vi parlo. Ma dove siamo? Va bene, lasciamo perdere. Sono ancora io, Zeus Preview, per darvi insomma qualche consiglio. Ma a parte gli scherzi, ragazzi, è stato veramente un bel gioco. Mi ha veramente divertito. Sono contento di averlo passato insieme a voi e insieme a Prometeo, che sta qui dietro, insomma. E ve lo consiglio tantissimo, è stato un gioco che mi e ci ha divertito, avete lasciato diversi like, un po' anche più del solito. C'è una serie che ho sentito di più, cioè su Watch Dogs era un po' diverso, qui ho sentito più un'unione, un insieme anche tra noi, è stata veramente una bella esperienza, anche di copertine, un po' più organizzato, tutto fatto meglio. Però anche parlando del gioco, è carino, è bello, magari qualche limitino, qualcosa che dici forse non è più reale, però l'intelligenza artificiale funziona bene, puoi volare, puoi nuotare, puoi fare diverse cose, è proprio l'unione tra Assassin's Creed e Zelda che ci serviva, quindi su questo non ho niente da dire, cioè se volete un gioco per divertirvi prendetevelo, perché anche ora che ho finito posso giocarci quanto voglio e è bello. Poi ci sono anche i season pass, puoi prenderti altri tipi di cavalli e impari anche la mitologia, cioè io non so quanti di voi avranno imparato più storie da me che a scuola adesso, senza esagerare. Ma io vi saluto, ci sono dei figli che mi aspettano, c'è Afrodite, ragazzi, c'è Atena, ma posso aspettare qua, ma soprattutto Fenix, poi tra l'altro anche Ares e Festo, comunque sia, vabbè. Io vi saluto, mi raccomando lasciate un piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram daniel.magic e bella! Ma chi è che urla? Prometeo?